Torna la Fiera di San Marco e torna a corollario l'Insubria Festival. Migliaia le persone che si sono recate al Parco Ghiotti di Marcello Concasone. Cibo, cultura, musica e folklore. 5 giorni di festa che a Marcello non si vedeva dai tempi pre-Covid, perché anche lo scorso anno la Fiera di San Marco e l'Insubria Festival hanno dovuto tenersi a ranghi ridotti e per un solo giorno. Terra Insubre è l'associazione culturale che si occupa dei contenuti e dell'organizzazione del Festival Celtico. L'Insubria Festival che cos'è? È una bellissima festa di rievocazione celtica che è radicata da ormai 20 anni sul territorio di Marcello Concasone. Perché Marcello Concasone? Perché l'amministrazione ci ha sempre dato una grossa mano nell'organizzare e diciamo sposa pieno la filosofia di questa associazione culturale che appunto è Terra Insubre. Terra Insubre è un'associazione che insiste sul territorio dell'Insubria, che diciamo fatta in sintesi comprende le province di Milano, Varese, Lecco Como, Sondrio, Lossola e Novarese, ed è al 96 che cerca e molte volte ben ci riesce di valorizzare la cultura, i miti e la storia con la S maiuscola di questo splendido territorio. Ritornando al nostro festival, qui non abbiamo la pretesa di fare cultura, ma cerchiamo di fare folklore, però non nel senso negativo del termine in italiano, ma diciamo folklore con la K, come direbbero alcuni, nel mondo germanico, dove si riattiva un po' la tradizione popolare e su queste basi cerchiamo di costruire questo bel festival ludico, dove la gente, oltre a divertirsi, riflette e speriamo capisca. Tra tutti gli eventi, quello che più ha rappresentato una novità che si è affiancata alle tradizionali danze, falò e maestri forgiatori di spade e suonatori d'arpa è stata la conferenza Balla coi lupi, conferenza gestita dall'associazione Teuta Briva, il cui relatore in abiti celtici era Ivan Provini. Quest'anno all'Insubria Festival abbiamo voluto portare anche dei contenuti diversi, oltre alle battaglie e alla ricostruzione dei campi storici, abbiamo portato anche delle attività didattiche e una conferenza in particolare a cui teniamo molto, che è quella che faremo tra pochi minuti qui in Sala Cattaneo, che si intitola Balla coi lupi e racconta la storia di come uomini e lupi si sono incontrati e dando origine a tutte quelle centinaia di razze di cani con cui condividiamo, molti di noi ospitano un amico a quattro zampe in famiglia e sanno quante cose straordinarie sono in grado di passarci, e quindi ci è sembrato bello raccontare la storia da cui tutto questo è nato. E abbiamo intitolato questa conferenza Balla coi lupi e tra pochi minuti la terremo qui in Sala Cattaneo. Provini individua anche un momento che dà il là al grande rapporto sviluppatosi nei secoli fra uomini e lupi. Il momento in cui i cacciatori del Paleolitico, anziché vedere come un competitore, come un nemico o come un pericolo il lupo, si sono identificati con questo animale straordinario. E da lì è nata quell'amicizia che ha permesso poi di cambiare radicalmente anche il modo di vivere degli esseri umani, perché il lupo è stato il primo animale domestico, ma quelli che sono arrivati dopo, la pecora, le capre, il cavallo, hanno cambiato radicalmente la possibilità di vita degli esseri umani, e in parole povere sono quelli che hanno fatto quella differenza iniziale che ha permesso lo svilupparsi delle società prima di agricoltori del Neolitico, e quel surplus alimentare e di tempo che ha permesso di sviluppare tutte le tecnologie che ci hanno portato oggi a essere qui davanti a una telecamera, a un microfono, a raccontare questa storia così antica.